Continuiamo gli esercizi sul calcolo del pH di una soluzione. Adesso come esercizio numero 5, dall'esercizio 5 in poi, studio il pH, devo calcolare il pH della soluzione formata da una base debole e un acido forte. Quindi siamo nel caso base debole più acido forte, più acido forte. Quindi i primi quattro esercizi abbiamo fatto il caso dell'acido debole più base forte, invece adesso è il contrario, base debole più acido forte. Come base debole prendo l'ammoniaca NH3 con la costante basica di dissociazione ionica Kb uguale 1,85 per 10 elevato a meno 5 molli fratolitri. Mentre come acido forte prendo l'acido cloridrico HCl, un acido che è dissociato 100% in ioni H più e in ioni Cl meno. Allora, come primo caso, come esercizio 5, prendo il caso della presenza soltanto della base debole NH3, però senza fare la soluzione con HCl, quindi la soluzione acquosa in cui è presente soltanto NH3. Calcoliamo il pH. Quindi prendiamo come esercizio dati 100 ml di NH3 di concentrazione molare 1 molare e la domanda è calcolare pH della soluzione, pH punto interrogativo. Non si aggiunge niente, cioè praticamente 100 ml di NH3 1 molare, quindi nella soluzione acquosa in presenza dell'acqua in cui c'è ammoniaca NH3. Allora, quindi questo è abbastanza semplice. Scrivo l'equazione della dissociazione in ioni dell'ammoniaca. NH3 è una base, quindi la base acquista elettroni, acquista elettroni, cioè non cede elettroni, e quindi praticamente, oppure libera NH3, libera. Quindi ioni NH4 più e più il gruppo H-. Sicuramente più una molecola di acqua, qui, no? Più H2O, quindi in NH4 più e OH-. Quindi praticamente libera ioni OH-, quindi vengono liberati mentre negli acidi sono liberati ioni H+, ioni H+. Ok. Quindi è come, diciamo, come se cedesse elettroni, diciamo, questa. Quindi stiamo parlando della base, quindi ammoniaca, NH3, no? NH3 in NH4 più, la dissociazione ionica NH4 più OH-. Va benissimo, quindi la situazione iniziale, inizio. Quindi nella situazione iniziale ho una certa concentrazione di NH3 era 1 molare, quindi possiamo calcolare qui la concentrazione molare del NH3 uguale molli frato litri, quindi i molli sono, cioè la concentrazione 1 molare, quindi non c'è bisogno comunque di calcolarlo perché è già dato 1 molare. Quindi la concentrazione molare 1 molare del NH3. Ok, quindi all'inizio quindi abbiamo la concentrazione molare NH3 e non abbiamo ancora ioni NH4 più e OH-.
Invece la situazione di equilibrio, cioè equilibrio pure finale, equilibrio oppure finale, abbiamo, si formano X ioni, cioè la concentrazione degli ioni NH4 più EX, la stessa concentrazione OH- perché hanno i coefficienti stoichiometrici 1 a 1. E quindi diminuiscono i numeri di moli di NH3 perché in ogni mole si libera una mole di NH4 più una mole di OH-. E quindi 1 meno XXX, in cui X sicuramente è trascurabile rispetto a 1, cioè X è piccola, X trascurabile negli addendi, perché è un acido debole. Una base debole, scusa, trascurabile. Quindi adesso scriviamo la definizione della costante di base, Kb uguale NH più per OH meno, tutto diviso NH3 non dissociate. Quindi questa è una reazione che va in entrambi i versi, quindi una reazione di dissociazione ionica, però diciamo con una situazione di equilibrio, praticamente che rispetta il principio di Le Chatelier. Andiamo avanti, quindi Kb è 1,85, semplicemente sostituiamo, no? Per 10 elevato a meno 5 uguale NH4 più X, anche OH meno X, e quindi fratto NH3 che è 1 meno X. Qui negli addendi abbiamo detto X è trascurabile, quindi questo qui possiamo non prenderlo in considerazione, quindi viene X uguale radice quadrata di 1,85 per 10 elevato a meno 5. Quindi questa è la concentrazione degli ioni OH-, degli ioni OH-. Quindi radice quadrata 1,85 per 10 alla meno 5, ok. È una base debole, abbiamo detto. E quindi troviamo adesso, facciamo un po' i calcoli qui, lo faccio, serve la calcolatrice. Allora lo facciamo con la calcolatrice, facciamo OH- uguale, sposto la virgola a 18,5, c'è cioè una virgola a destra. E quindi ho migliorato e peggioro l'esponente, quindi 10 alla meno 6, in questo modo. Quindi uguale radice quadrata di 18,5, radice di 18,5 viene uguale 4,3. Quindi uguale 4,3, radice di 10 alla meno 6 diviso 2, quindi 10 elevato a meno 3. Quindi questa è la concentrazione molare degli ioni OH-, e quindi posso calcolare in questo modo pOH. pOH uguale meno logaritmo con base 10, meno log di base 10 di 4,3 per 10 elevato a meno 3. Si vede, ok? Uguale logaritmo di 10 alla meno 3, meno 3 col meno davanti, quindi 3 meno logaritmo di 4,3. Quindi calcoliamo logaritmo di 4,3, logaritmo di 4 log con base 10, ok, di 4,3, chiudo parentesi, uguale viene 0,63, quindi uguale 3 meno 0,63, quindi non si legge là, ok, quindi scriviamo qui a capo,
Quindi pH, qui si vede, ok, uguale a 3 meno 0,63. 3 meno 0,63 fa 2,37, quindi questo è pH. Mentre pH, lo scriviamo con rosso visto che la risposta è questa, pH uguale a 14 meno pH, quindi pH uguale a 14 meno 2,37. Lo approssimo con 2,4, questo all'incirca, quindi 14 meno 2,4 viene 14 meno 2, quindi 11,6 all'incirca, quindi pH uguale a 11,6 e quindi viene basica. Basica. Quindi abbastanza basica. Quindi abbiamo preso una soluzione di ammoniaca NH3 con una certa concentrazione molare, il volume non è che interessava, e quindi il pH viene basico, giustamente, con 11,6, cioè abbastanza maggiore di 7. Questo è l'esercizio numero 5. L'esercizio numero 6, poi comincio a aggiungere l'acido forte. Prima aggiungo una quantità inferiore alla base, poi dopo quantità uguali e poi dopo quantità maggiore, cioè tre casi praticamente. Li facciamo in esercizi, altri esercizi. Finisco qui, vi invito a iscrivervi nel mio canale. Potete scrivermi anche a Facebook Vladimir Costuri. Numero di telefono 340 90 10 279. Finisce qui questo esercizio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.